Ringrazio di essere qui, ovviamente. Vi dico brevemente insomma, qual era il percorso che volevo fare e quindi insomma, cioè, come volevo impostare il discorso. Insomma, sicuramente il 68, anche dal punto di vista artistico, insomma, è un momento di profondo stravolgimento, no? Come buona parte della grafica, cioè dal punto di vista del colore, dal punto di vista della vivacità, dell'allegria, viene dall'America, insomma, quindi è anche proprio un percorso nuovo, no? Cioè, tutti quanti lo abbinano e lo combinano con la pop art e con Andy Warhol, però non è solo quello, insomma, veramente è solo una componente, e forse quella più vistosa, no? Però come. E il discorso parte cioè proprio un po' da questo palleggiarsi, no? Del testimone dal punto di vista artistico fra America e vecchio continente, insomma. Cioè perché gli americani sempre nell'Ottocento, ancora per il Novecento, inizio del Novecento, vengono praticamente a completare la loro formazione in Europa. E poi a un certo punto, complice anche la situazione politica e economica che si crea dopo le due guerre mondiali, evidentemente il testimone a quel punto passa in America. Molti, peraltro, degli esponenti delle avanguardie, fra gli anni 30 e gli anni 40 sono andati in America, cioè per dire Mies van der Rohe, Gropius, insomma, quindi grossi esponenti veramente dell'avanguardia, perdendo però, bisogna dire, no? Cioè, spostandosi insomma, come continente, come contesto, spostando quella che era una forte componente politica che è tipica delle avanguardie, no? Cioè, che in America diventa insomma, cioè, decisamente meno presente, no? Cioè, anche proprio in chi, per dire, come Mies van der Rohe aveva fatto il monumento funebre di Rosa Luxemburg, no? Cioè, quindi per dire, cioè, veramente insomma, con un forte coinvolgimento, no? Evidentemente politico, in America, no? Cioè, si perde un po' questa componente qui. Gli americani sono quelli che effettivamente prendono il testimone a quel punto dal punto di vista artistico e combinano un po' quindi quelle che erano le modalità delle avanguardie. Pensiamo ad esempio al collage, no? Cioè, che vedremo per l'appunto presente, insomma, ben. Una componente tutto sommato di rivolta interiore, no? Cioè che comunque continua a esserci, una forma anche proprio legata anche al Dada, insomma, no? Cioè, e alle componenti quindi cioè delle forme anche proprio di provocazione, insomma, no? Cioè, che erano tipiche per l'appunto dell'arte Dada o futurista, anche, cioè che comunque ricordiamo è una delle avanguardie che viene più citata e più conosciuta, no? Anche all'estero e anche in America, è una delle poche forme artistiche italiane del Novecento che viene riconosciuta anche in America. L'altra cosa poi ecco, che cosa si riconosce ancora, no? Cioè questo qui è un po' il secondo punto che avevo sviluppato, cioè che cosa si riconosce ancora nelle componenti americane delle avanguardie, cioè quindi quelle storiche. E come poi questo tipo di modello diventi effettivamente un modello di trasmissione della comunicazione, no? Cioè anche proprio più largo, no? Cioè più ampio e che cosa, no? Cioè, loro trasformano poi in icona. E quindi cioè, è un oggetto, no? Cioè, di cui mi sono occupata, cioè, che mi interessa parecchio, no? Cioè, proprio quello della simbologia dal punto di vista iconografico, no? Cioè, che poi viene usato anche proprio nella comunicazione più bassa, insomma, anche più pop, cioè proprio dal punto di vista autentico, insomma, nel senso proprio di popolare. E l'altro punto è la risposta del vecchio continente, perché comunque sia nel dopoguerra, ma già proprio a partire da subito, insomma, c'è presente, no? Cioè, ma anche dal punto di vista politico, insomma, no? C'è questa preoccupazione, no? Cioè, di perdere un'identità culturale, anche economica. Di fronte all'espandersi proprio della comunicazione americana, cioè loro sono molto preoccupati, no? Cioè, ma parliamo anche proprio di politici, insomma, no? Cioè, Andreotti, ad esempio, fa proprio delle leggi di tutela, ad esempio, no? Cioè, proprio perché
si rende conto, no, cioè che c'è questa espansione americana, rischia un po' di coprire, no, cioè per dire, l'autonomia dal punto di vista, ad esempio, della cinematografia, cosa di cui però non mi sono occupata perché mi sono occupata più proprio del fenomeno artistico, cioè più, diciamo, più pittorico, insomma. E questi sono un po' i punti, insomma, che volevo trattare. Quindi, per l'appunto, cioè quello che, diciamo, rimane delle vecchie avanguardie. Quello che per l'appunto si vede e poi proprio la trasformazione in simboli e iconografici che poi vengono usati, insomma, anche proprio dal punto di vista artistico. Immagini ne ho messe tante, alcune cioè, le faccio vedere proprio come riferimento, insomma, sarebbero tutte da commentare perché c'è anche una storia. Ecco, una cosa che va detta, cioè, studiando il 68 è molto divertente, cioè, questa è proprio una componente. Cioè, ho fatto diverse cose, insomma, anche con i ragazzi, insomma, abbiamo lavorato parecchio, no? Sul 68, quando è stato possibile, perché non sempre si riesce ad arrivare a trattare questo argomento qui, però è veramente, cioè, c'è proprio un'area di espansione, no? C'è un'allegria diffusa, in quello che si fa, anche dove si vedono poi delle componenti, insomma, cioè, anche proprio di provocazione, insomma, anche abbastanza drammatiche a volte, no? Allora, qui siamo in Inghilterra perché va detto la pop art nasce in Inghilterra. Uno dice Andy Warhol, cioè, no, invece, insomma, questo qui è considerato il primo esempio di pop art. Qui siamo nel 47. Questo qui si chiama Eduardo Paolozzi, Sir Eduardo Paolozzi, è uno scozzese, ovviamente, insomma, cioè, anche noi siamo stati migranti, come ben sappiamo, cioè di derivazione italiana, cioè la sua famiglia era per l'appunto di migranti italiani. Sir Eduardo Paolozzi ci propone questa cosa qui e per la prima volta qua compare la scritta pop. Questo è il primo, è considerato proprio un po' il primo esempio è un collage. Quindi collage, cioè, è la tecnica che è inventata cioè, ufficialmente, insomma, da Pablo Picasso nel 1912 e poi usata a larghe mani dal Dada, no? Cioè, e anche proprio dalla nuova oggettività tedesca, no? Che usa parecchio quindi la forma dell'espressionismo tedesco avanzato, insomma. Che usa parecchio appunto, cioè, le foto, no? Cioè, quindi è un collage, no? Realizzato, no? Cioè, per l'appunto. E questo è considerato un po' l'inizio, cioè proprio la prima volta, cioè, che vediamo il termine pop, cioè questa pistola che sparano facendo pop. Fa un po' ridere, cioè, nel senso che è una cosa un po' da fumetto, un po' da cartone animato, non so come dire, non, anche proprio subito si propone in maniera molto così molto briosa, no? Cioè con delle immagini che so, pop vuol dire popolare, per l'appunto, con delle immagini che sono di tipo popolare, quindi che vengono prese proprio dal tipo di suggestione, no? Cioè che qui vediamo già comparire una delle immagini che è un'icona in realtà, cioè che poi sarà usatissima, è una delle icone che si trova più spesso usata, cioè uno, dal punto di vista simbolico veramente questa cosa della Coca-Cola passa in una maniera, non solo attraverso Andy Warhol, Andy Warhol poi ne ha fatto veramente un'immagine insomma assoluta, però questa cosa della Coca-Cola che Andy Warhol dice per l'appunto la Coca-Cola è democratica, no? Ed è tipicamente americana perché io bevo la Coca-Cola, ma anche la regina Elisabetta, insomma, beve la Coca-Cola, quindi come esempio proprio di in realtà della democrazia americana. E lui, di nuovo, Andy Warhol è un migrante, insomma, poi peraltro, non so. Quindi, no, cioè, diventa, cioè, è un'immagine, ecco, di quelle tratte dagli oggetti pop quotidiani, no, cioè, che poi per l'appunto, no, cioè, evidentemente si trasmette in arte, ma anche in qualche maniera diventa pubblicità all'interno di. Altra immagine, questo qui è veramente un po' considerato l'inizio del pop inglese, questo è Richard Hamilton, e questo qui è di nuovo, è un collage, di nuovo di oggetti popolari, molto accattivanti, dice cos'è che fa oggi delle case così differenti e così affascinanti, no? Perché le nostre case sono così accattivanti, no? E qui c'è veramente, di nuovo c'è la scritta pop. No, su questa specie di racchetta che però potrebbe essere anche un chupa chupa, insomma, no, per dire, e dove ci sono tutte le cose che nel 56, no, cioè quindi siamo proprio a 10 anni dalla fine della guerra, insomma, è considerato il modello di vita americano.
La signora che sta, beh, è bellissima perché insomma ha questo attrezzo modernissimo che è uno dei must, insomma, cioè se tu hai l'aspirapolvere, capisci, nel 56 sei praticamente un americano, no? E lei, no, cioè con questo vestito proprio tipico degli anni 50, no? Un po' godè, no? Cioè molto elegante, eccetera, sta passando l'aspirapolvere, quindi sta pulendo casa, è bellissima come. Poi c'è il culturista in primo piano, la donna che ha questa specie di lampadario in testa, insomma, paralume in testa, la televisione. La televisione che di nuovo c'è, cioè, assolutamente un oggetto pop di alto livello, no? Cioè quello che rende accattivante, no, la vita di oggi, è il modello di vita americano. Tant'è che fuori poi per l'appunto c'è un'immagine, di nuovo un'icona questa che è quella cinematografica, un simbolo che è quello della Ford. E poi un altro oggetto che è assolutamente, no, cioè, del modello di stile di vita americano, no, cioè, che è il prosciutto in scatola. C'è una cosa, no? Cioè, che assolutamente. E il magnetofono, perché no? Questo non è un capolavoro assoluto, ovviamente, cioè non è neanche bello se vogliamo, però è molto interessante perché diventa la copertina di una mostra importante all'epoca, che per l'appunto, insomma, è a Londra, cioè, che fa vedere per l'appunto, no? Cioè, questi oggetti, insomma, come qualcosa che apre a un canale moderno, cioè qualche cosa. Ecco, sei moderno se hai quelle cose lì, sei veramente, insomma, nella zona giusta, no? Come. Qui di nuovo è il pop inglese, questo qui è Peter Blake. Peter Blake diventa famoso per aver fatto la copertina di Sgt. Pepper, no? Cioè, quindi è una delle. Ecco, come l'immagine. Ecco, questa di nuovo è un esempio di come gli artisti si prestano a lavorare anche proprio in vari campi, ad esempio la musica. La musica, come il cinema, cioè, diciamo, i musicisti e gli attori diventano delle icone di nuovo e sono dei modelli nello stesso tempo. Per dire, il Medioevo aveva i santi come modello, invece noi abbiamo gli attori, i musicisti, sono quasi tutti americani. È anche una grossa fetta di mercato, cioè quella fetta di mercato per l'appunto di cui si diceva prima, cioè la musica americana, ma anche i film americani arrivano veramente in massa, e sono quindi anche veicolati e vengono ripresi anche proprio, cioè, dal punto di vista artistico. C'è proprio uno stretto contatto. Le immagini di nuovo sono molto colorate, accattivanti, ma perché, cioè, giocano un po' fra la pubblicità e la realtà, no? D'altra parte, Andy Warhol stesso, ma anche altri, vengono dal mondo della pubblicità, no? Cioè, quindi si formano proprio e conoscono delle tecniche che vengono usate soprattutto in pubblicità, la serigrafia, per dire. Questo invece sono, diciamo, un po' le fonti. Allora, questo è il primo collage praticamente. Questo qui è proprio il passaggio dal cubismo analitico al cubismo sintetico. Questo qui è l'oggetto che diventa proprio, non è tanto la rappresentazione di, ma è l'oggetto. Questo qui è un quadro veramente innovativo di Picasso, secondo me uno dei più rivoluzionari dal punto di vista, perché qui c'è il collage per l'appunto, cioè questa qui, questa paglietta, no? Cioè che noi tutti quanti colleghiamo, e all'epoca, insomma, cioè era ovvio collegare, siamo nel 1912, con le paglie di Vienna, no? Cioè quindi con le sedie Tonè, no? Cioè quelle che hanno per l'appunto la paglia, tutti quanti, vedendo questo, hanno in mente quel tipo di sedia. La sedia non è descritta, però il titolo è proprio che natura morta con sedia impagliata. La sedia non c'è da nessuna parte, però chiunque vedendo la paglietta rimanda a. È una cosa veramente rivoluzionaria. L'altra cosa sono le lettere che cominciano a essere inserite e che rimandano di nuovo a qualcosa di esterno, no? Cioè questa è una grafica che avrà un successo incredibile, insomma, che verrà poi utilizzata, insomma, con delle caratteristiche poi diverse. Questo è veramente un quadro rivoluzionario, come questo qui è, come diceva, insomma, Filiberto Menna, è proprio l'esempio del quadro che non rappresenta più qualcosa, ma si presenta come oggetto, cioè proprio l'oggetto artistico è il quadro stesso, e la corda che ci sta attorno lo stacca proprio come oggetto. È un quadro, quindi dovrebbe essere una rappresentazione bidimensionale, in realtà è proprio un oggetto tridimensionale grazie anche a tutte queste componenti nuove. Questo
Di nuovo è un oggetto assolutamente rivoluzionario, Marcel Duchamp. Duchamp ha avuto anche proprio dei rapporti stretti con l'America, insomma, il New Dada americano prende molto da Marcel Duchamp. E nel 1913 lui è all'Armory Show del 1913, che è un po' appunto l'introduzione dell'arte europea, insomma, in America. Questo qui è un oggetto Dada, è proprio, è la dissacrazione. Bicicletta viene decontestualizzata, dice: ma che era scemo Marcel Duchamp che ci fa? No, cioè, è un ready-made, cioè è l'oggetto che viene portato, insomma, come oggetto d'arte. Tutta l'arte del Novecento, cioè, è fortemente debitrice a Marcel Duchamp. Lui è stato, assieme a Picasso, insomma, cioè sono i due veramente capisaldi, con Kandinsky, poi, insomma, che invece comporta per l'appunto la forma dell'astrazione come arte. E lo sgabello è un piedistallo, eh? Allora a quel punto la ruota di bicicletta, che è decontestualizzata, rovesciata, quindi non serve più a niente, io la metto su un piedistallo e diventa opera d'arte, perché sono abituata a vedere l'opera d'arte in questo contesto. Questo è per l'appunto la conclusione di quel discorso lì, lo conosciamo tutti, è l'orinatorio di Duchamp. Dice anche lì: ma che era scemo Duchamp che non capisce che questa roba qui? No, manco per niente. Lui era veramente geniale, Duchamp, peraltro. Lui ama tantissimo giocare con le parole. Questo è mandato, peraltro, questo orinatorio, che lo vedete, è firmato, no? R. Muth, 1917, è datato, perché le opere d'arte sono firmate e datate. Lui peraltro lo invia a una commissione, no? Cioè, dove lui è, peraltro, è presidente della commissione, insomma, quindi ovviamente non si può firmare, diciamo. Quando si apre il pacco, come la fai? Cioè, scandalo incredibile, e lui dice: bene, però se l'avessi firmato Duchamp, voi come l'avreste presa? Avreste detto: ah, chissà cosa voleva dire l'autore. È una presa in giro, evidentemente, sono del mercato dell'arte. Questo negli anni 60 piace moltissimo, questo tipo di discorso, perché ovviamente è dissacratorio, provocatorio, mette in discussione le cose, cioè quello che è l'orinatoio diventa un'altra cosa, ma è l'arte proprio che diventa una cosa completamente diversa, no? E questo è un po' l'emblema, no? Cioè, di questo, è il punto di partenza di Marcel Duchamp. E molti, cioè, ma veramente molti dell'arte contemporanea si rifanno a questo tipo di discorso, che poi avrà, insomma, tutta una serie di conseguenze, surrealismo, situazionisti, eccetera. Questo è, vabbè, di nuovo, insomma, una delle provocazioni, l'enigma di Isidoro. Questo è Merveille, uno dei geni, veramente, insomma, lui ha lavorato con la foto, ha lavorato con tutto. Questo, secondo la leggenda, dovrebbe essere una macchina da cucire con un ombrello, ed è la famosa frase, no? Cioè, che ci dovrebbe dire cos'è il bello Dada, no? Cioè, il bello del Dada. Il bello del surrealismo, no? In realtà cos'è la bellezza surreale, no? La surrealtà, dice, è l'incontro casuale fra un ombrello e una macchina da cucire su un tavolo operatorio, no? Cioè, perché di nuovo c'è, cioè, una cosa che spiazza, no? Cioè, la macchina da cucire, l'ombrello, il tavolo operatorio non c'entrano niente, bene, sono spiazzanti. C'è veramente questo? Non si sa, insomma, cioè, però di nuovo è la provocazione, cioè Merveille non è una delle cose più famose di Merveille, però è indicativo. E questa invece è come diciamo, gli americani recepiscono questi discorsi delle avanguardie. Questo è Jasper Johns. Jasper Johns conosce Duchamp e per l'appunto rielabora una sua forma di Dada. Questi sono dei pezzi famosi, il New Dada americano, cioè qui sono gli anni che precedono, gli anni 60, che precedono la pop art, che portano però poi fatalmente, no? Cioè, proprio al discorso della pop art. Da una parte c'è tutto il discorso della provocazione. Il quadro è in realtà è molto complicato, anche proprio come oggetto pittorico, è anche molto raffinato, usa una tecnica rarissima che, per dire, usava già sperimentalmente Leonardo, insomma, a suo tempo, che è l'encausto. È una tecnica complessa, ecco, non è una cosa. Su un'immagine assolutamente semplice, conosciuta, ecco, lui, così come molti artisti poi della pop art, insomma, lavora su degli oggetti che sono assolutamente noti ai più, no? E cioè, proprio per questo diventano familiari, e allora ci si può lavorare sopra, insomma. Però il discorso di Jones è veramente molto complesso.
L'altra componente americana, no? Cioè che è ancora un po' a cavallo, diciamo, fra neoavanguardie e avanguardie europee, insomma, è l'espressionismo, è l'espressionismo a stato Pollock, tanto per intenderci. Sono le due componenti che poi confluiscono nella pop art americana, che per l'appunto è quella che caratterizza molto, insomma, il 68, soprattutto nelle immagini e nei colori. E questo invece, cioè, è veramente una delle immagini iconiche della pop art, e questo è Andy Warhol. Andy Warhol che cosa fa? Fa una serie di immagini. Questa qui è la Campbell Soup, che è di nuovo un po' come il prosciutto in scatola, insomma, era una cosa veramente molto popolare, no? Cioè, quindi si lavora su un'immagine che è a cavallo fra immagine pubblicitaria, no? Cioè, e immagine invece, insomma, che poi viene rielaborata, insomma, dal punto di vista artistico. È un discorso abbastanza complesso, insomma, su cui si è lavorato parecchio, e lui lavora per l'appunto tenendo presente per l'appunto che cosa può piacere e che cosa deve piacere al pubblico, proprio perché venendo dal mondo della pubblicità, cioè lui conosce e ha fatto veramente uno studio sulla comunicazione da questo punto di vista. Come può essere incisiva un'immagine e come si può rapportare immediatamente con la gente, insomma. L'immagine viene proposta in maniera molto ma molto semplice, senza confusioni, quindi deve essere colta subito, perché così per l'appunto il discorso è immediato e anche proprio accattivante. Ne fa una serie di queste Campbell Soap, ma non solo, c'è cioè il Brillo Box, c'è cioè ecco, le icone, no? Cioè di quello che è l'immagine della pubblicità americana. Questo è un altro artista che di nuovo fa parte della pop art, lavora con delle figure che sono dei calchi, cioè abbastanza iperrealistici tutto sommato. Questa è l'interpretazione da parte americana per l'appunto di quella famosa sedia di Picasso che abbiamo visto prima. È carina come cosa perché lui la vede proprio, come dire, rielaborata, parte da quell'immagine lì. E quasi la ricostruisce tridimensionalmente, cioè ne fa un oggetto pop. Questa è l'immagine delle immagini, c'è una bellissima mostra a Roma, adesso su Warhol, dove a me non piace moltissimo Warhol, devo dire, sono un po' diffidente. Però la mostra è molto carina, beh, ci sono le sue Polaroid famose e poi ci sono i ritratti sono molto belli. E questo è per l'appunto è veramente l'icona, cioè diventa. Rispetto agli oggetti che abbiamo visto prima, qui siamo di fronte a un altro tipo di oggetto, però tutto sommato, no? Cioè il mondo dello spettacolo questo. E in particolare sono gli attori. Gli attori diventano veramente le icone pop per eccellenza. Da una parte ci sono le icone della pubblicità, ma dall'altra, e quindi degli oggetti che le persone vogliono, ma dall'altra ci sono gli attori, che è quello che tutti quanti vogliono essere. Cioè sono i modelli che vengono presentati. Passano in maniera immediata attraverso il cinema diventa subito molto popolare ed è soprattutto, insomma, appannaggio, il cinema è soprattutto appannaggio della grande industria americana, insomma, che diventa subito cioè, miliardaria a livelli. Ecco. Quelli sono i modelli che loro ci propongono e come vediamo sono riusciti benissimo, insomma, a farceli passare. Andy Warhol coglie veramente molto bene lui usa una tecnica nuova, che adesso si usa moltissimo, insomma, anche proprio a livello industriale, che si usava a livello pubblicitario, che è la serigrafia. La serigrafia è un'incisione molto facile, diciamo, relativamente, insomma, alla difficoltà che può essere quella, insomma, di riprodurre un oggetto ad incisione, è fatto con la seta, insomma, col poliestere, ecco, cioè.
e si trattano praticamente alcune parti della superficie in modo da non lasciar passare il colore, e quindi i colori vengono stesi in maniera molto semplice e si può partire da una riproduzione fotografica. Quindi c'è proprio questa. L'altra cosa che lui poi lavora su queste foto, questa qui è una foto tratta da un film famoso di Marilyn che si chiama Niagara, cioè questa qui è una immagine tratta da Niagara, e lui poi lavora su queste andando proprio a sparare fuori rispetto al, cioè i colori, lo vedete, non è che segnano in maniera. Cioè sono imprecisi, sono imperfetti, no? Cioè proprio per dare l'idea, no, comunque di un oggetto su cui si interviene, non è semplicemente la riproduzione fotografica della pubblicità, cioè che casomai può essere ingrandita, insomma, anche, no? Cioè in questo. Però qui c'è proprio, no? Cioè da una parte c'è un po' l'incontro, insomma, no? Cioè fra la tecnica pubblicitaria, no? Cioè, è qualcosa di nuovo e nello stesso tempo questo serve proprio a creare, no? Cioè l'immagine di un modello. Che viene poi recepito evidentemente anche da altri artisti. Questo è Mimmo Rotella, che invece appartiene, diciamo, alla corrente di quelli che in Europa si preoccupavano per l'appunto di questa invasione americana e cercano in pratica di contrapporsi. Si chiama Nouveau Realisme, questa forma, diciamo, di opposizione, cioè molto politicizzato il nouveau réalisme, così come l'altra corrente europea, insomma, che sarà, che è quella dei situazionisti. Loro mantengono veramente le caratteristiche delle avanguardie anche dal punto di vista politico. Bisogna cambiare il mondo con l'arte. Ognuno ovviamente fa il suo meglio, insomma, per rivoluzionare il mondo, cioè le avanguardie, ma anche le neoavanguardie in Europa credono a questa, a quest'ideale qui, cioè lui usa il décollage, si chiama, cioè non il collage, ma il décollage. Vengono fatti proprio, sono dei manifesti che poi vengono scollati uno sull'altro, così come si vede effettivamente in pubblicità quando i cartelloni, no, cioè per l'appunto sono usati, poi si strappano e lui ne fa un oggetto. In realtà gli oggetti vengono proprio preparati ad hoc, insomma, cioè gli strappi sono, insomma, pensati, sono artistici, sì, ne sono un certo. E qui lui riprende di nuovo, cioè un'immagine, un'icona, un altro soggetto, che genere che era molto popolare, era il western, e qui, cioè, per l'appunto ci sono alcune delle. Kirk Douglas si legge qui, no? Cioè, un po', cioè, se vogliamo, ci sono, c'è il ricordo anche proprio del collage di Picasso, no? Cioè, dove si vedono queste lettere che rimandano e stratificano e rimandano a una realtà che è ancora più reale, no? Cioè, che qui sono film vari che sono passati, c'è, cioè, una sovrapposizione anche proprio di momenti storici, se vogliamo. Di nuovo passiamo all'oggetto di cui si diceva prima. Questo è sempre Andy Warhol, è una delle tante serie di Coca-Cola. Cioè la Coca-Cola, cioè per l'appunto, no, cioè è una delle immagini più americane, delle icone più americane, no, cioè che possiamo immaginare, diffusa praticamente globalmente, veramente in tutto il mondo. Tant'è che è una delle immagini veramente più riprodotte anche da artisti, no? Cioè di non solo americani, insomma. Questo è Robert Rauschenberg, di nuovo è un esponente del New Dada, Robert Rauschenberg, e di nuovo anche lui. Questo è una mostra del 62. Di Leby, sarebbe Labirinto Dinamico, c'era il Dynamic Labyrinth, era la mostra del 62, dove lui per l'appunto espone questo è un assemblage, non è un collage, quindi è veramente New Dada, cioè gli oggetti, che sono oggetti comuni comunque, assolutamente, qui non sono veramente oggetti presi dalla realtà, vengono poi combinati, no? Cioè in questo collage tridimensionale. E di nuovo l'immagine della Coca-Cola, no? Cioè come icona, no? Cioè evidentemente è presente. Questo è un artista nostrano, è Mario Schifano,
E di nuovo anche lui, no? Cioè, qui non serve neanche, non c'è bisogno della lattina, non c'è bisogno della bottiglia, no? Cioè, basta addirittura prendere un frammento che non è neanche completo, però insomma è talmente iconico che si riconosce comunque, insomma, e quindi è di nuovo, cioè, un qualcosa che è entrato e continua comunque ad attraversare, insomma, veramente è molto pervasiva. Sia la pop art, insomma, che tutto questo tipo di messaggio, insomma, facile anche proprio da comunicare. Vostel anche è molto più politicizzato, come, un po' come tutti, insomma, gli artisti europei, cioè riprende di nuovo questa, con una modalità molto simile a quella di Rotella del décollage, ma in realtà con delle componenti diverse proprio dal punto di vista anche proprio tecnico. Questo è un décollage. E qui c'è, ecco, questo qui è dal punto di vista artistico, ma anche proprio dal punto di vista storico, il 1964 è un po' l'anno proprio di rottura. 1964 la Biennale di Venezia viene vinta da Robert Rauschenberg. Ed è la prima volta che un artista americano vince il premio della Biennale. È una cosa che da una parte veramente segna il passaggio di consegna, no? Cioè, è proprio la chiusura di di un momento, no? E questo qui è Kite, no? Cioè, per l'appunto la mostra, peraltro era stata organizzata da Castelli o Castelli, che è un grande gallerista americano, e della Sonneband, no? Cioè, che sono due veramente delle icone dei galleristi americani, no? Cioè, ecco, la vittoria di Rauschenberg alla Biennale di Venezia segna un po', cioè, proprio questo passaggio di consegna, cioè, all'arte americana, insomma. A quel punto, cioè, veramente l'America, insomma, diventa, cioè, un po' il motore portante dal punto di vista artistico. Dal punto di vista storico anche, è un periodo abbastanza complesso. Nel 63 è stato ammazzato Kennedy. 64 incominciano a esserci le contestazioni, cioè, legate per l'appunto alla guerra del Vietnam, che invece dal punto di vista storico è un po' veramente, insomma, il passaggio, insomma, a un momento diverso dal punto di vista politico anche. E nel 1964 in America c'è la prima manifestazione studentesca risolta a Berkeley, quella documentata poi da Fragole e Sangue, ed è quella, no? Cioè, che per l'appunto, no? Cioè, segna proprio il passaggio, no? Cioè, a un momento dove, cioè, dall'ingenuità si passa effettivamente ai fatti, no? Cioè, qui effettivamente succede qualcosa. Berkeley è un massacro dal punto di vista, cioè c'è veramente una risposta molto dura delle forze dell'ordine. E quindi questo è veramente, insomma, in America un po' il passaggio, no? Cioè, a qualcosa, diciamo, dal pre-politico al politico vero e proprio. La Biennale di Venezia del 64, questo è una delle opere, per l'appunto, di Rauschenberg famose, e qui, per l'appunto, questo è del 63, l'omaggio ovviamente a Kennedy, che è stato inserito, no? Cioè, proprio perché. Cioè, proprio per rendere omaggio, insomma. Colpisce molto, non so se vi ricordate, insomma, l'assassinio di Kennedy è veramente una cosa che emoziona molto, insomma, cioè una cosa che coinvolge parecchio. E fra le varie immagini che si vede, peraltro, c'è un altro mito dell'epoca, che è quello dell'uomo nello spazio, cioè, che quindi, per l'appunto, diventa un po' anche qui. Anche documentato, c'è, cioè, una fase di. Ecco, gli anni fra il 64 e il 68 sono gli anni in cui si decide veramente qualcosa. Si passa da un momento di ribellione, perché negli anni 60, per l'appunto, c'è veramente forte, no? C'è quest'idea che ci si trova di fronte a una cappa, no? Cioè, che viene molto tentacolare, insomma, è anche molto diversa, insomma, come si presenta, no? Questa cupola che ci sommerge. Insomma, i giovani soprattutto sono molto coinvolti
c'è questa emozione forte, no? Cioè, che è ribellarsi rispetto agli adulti, no? Cioè, c'è proprio una. E questo si manifesta subito attraverso una serie di, anche qui, di immagini, cioè anche proprio molto ben documentate anche dal punto di vista artistico. La prima cosa che si incomincia a vedere, no, cioè, oltre per l'appunto alle manifestazioni che in America, insomma, già nel 64, per l'appunto con Barclay, insomma, sono evidenti, con tutta una serie poi di film legati poi a questo fenomeno, da Fragole e Sangue a Easy Rider, no? Cioè, per dire che sono, cioè, un po' i film che documentano questa forma di ribellione. La prima cosa evidente che si manifesta, no? Cioè, proprio anche dal punto di vista del distinguiamoci dagli adulti, cioè che sono i nostri nemici, è il modo di vestirsi in maniera, cioè, diversa, portare i capelli lunghi, no? Vestirsi in maniera molto colorata, insomma, molto informale, no? Cioè, questa è un po', no? Cioè, sono le prime, e anche qui, no? Cioè, vedremo questi artisti che ovviamente sono così, perché, insomma, sono comunque, appartengono, no? A questo mondo, sia giovanile, sia di rivolta, no? Sia di ribellione. Riprendono dal punto di vista artistico più consapevolmente, perché comunque sia, sì, loro hanno una cultura artistica molto buona, no? Cioè, riprendono delle forme anche qui che vanno dal Dada, no? Cioè anche proprio al futurismo, insomma, no? Sono forme di rivolta che all'inizio sono, cioè, ripeto, si manifestano proprio con dei chiari sintomi, si veicolano molto attraverso delle cose comuni tipo la musica. Avremo fra, anche qui fra 66 e 69, insomma, dei grandi happening musicali. E gli happening musicali sono soprattutto ad appannaggio dei giovani, insomma, che si trovano, si riconoscono, cioè, si vestono nella stessa maniera, no? Cioè, quindi si sentono veramente accomunati da qualcosa. La musica lì diventa un veicolo proprio fondamentale, di trasmissione. Si suonano anche strumenti che sono facili anche proprio da condividere, tipo la chitarra, tipo la batteria, insomma, cioè, che non è la batteria, ma è anche proprio la percussione e basta. E si incomincia proprio a vedere, no? Cioè, questo modo di dividersi, no? Di segnare proprio il passo, di staccarsi, no? Cioè, in maniera evidente. E anche dal punto di vista artistico, no? Cioè, noi vediamo, no? C'è questa componente. Questo è Festival di Woodstock nel 69. Allora, immaginatevi come erano, no? Cioè, le nostre mamme, le nostre nonne, cioè, ecco, cioè, questa era veramente già una cosa veramente diversa. Questo viene veicolato un po' per l'appunto questo modello qui, no? Cioè questo tipo, questo modo di vestirsi, questo modo di portare i capelli, acconciarsi, suonare, cantare, cioè, viene veicolato moltissimo dalla musica, molto anche proprio dal cinema, cioè passano proprio questi tipi di immagini. Le immagini, come abbiamo visto anche proprio da Hamilton, cioè, sono fortemente ibridate, insomma, con l'arte. Cioè, molti artisti prestano proprio la loro opera. Andy Warhol stesso, insomma, lavora con i Rolling Stones, no? Cioè, lavora con i Velvet Underground. Cioè, c'è veramente una combinazione molto fortunata, insomma, molto felice fra le varie arti. Dalla musica al cinema, la pittura, cioè qualsiasi cosa. Di nuovo è un fenomeno tipico delle avanguardie. Le avanguardie amano molto, questo ibridarsi fra teatro, cinema, si mette tutto assieme, perché tutto deve contribuire comunque a qualche cosa di nuovo. Cioè, è proprio una delle caratteristiche delle avanguardie e delle neoavanguardie, per l'appunto cosiddette, quelle degli anni 60, per l'appunto. Questo ve l'ho messo perché è un dei film, per l'appunto, che viene fuori da in realtà è una pièce teatrale, cioè si chiama Hair, capelli, no? Cioè, questo era lo spartito, vabbè, all'epoca il film poi viene fatto nel 79, però il musical è del 60, ecco, il musical, no? Riprende proprio anche una forma, no? Cioè, l'opera d'arte totale, no? Avrebbe detto Wagner, no? L'immagine, questa qui è una solarizzazione, è una fotografia solarizzata, colorata. Quindi di nuovo sono delle tecniche nuove, no? Cioè, che vengono anche proprio usate in oggetti, diciamo, anche di uso comune.
Un'altra delle immagini che troviamo spesso è il capello afro, l'abbiamo visto. Il capello afro diventa molto popolare grazie a Jimi Hendrix, cioè che è un'icona musicale, ma anche a questa signora qui che si chiama Angela Davis, che diventa anche lei proprio un'icona, no? Cioè immediatamente, no? Cioè, oggi diremmo che era un influencer dell'epoca, no? Cioè, nel senso che ha veramente una forte influenza sull'immaginario giovanile, no? E quindi anche lì, no? Cioè, diventa immediatamente, cioè viene veramente immediatamente catturata anche proprio dalle icone pop dell'epoca. Angela Davis è allieva di Marcuse, e va in galera, cioè viene processata, cioè diventa veramente una delle immagini molto care nell'immaginario giovanile. Black Power, per l'appunto, è proprio il titolo di quest'opera. Questa qui è della GAM, adesso non è esposta, però insomma è una del... che cosa vi ricorda? Ah, un pugno? No? Un pugno. I Black Power si presentavano al pubblico con un guanto nero e un pugno. E il titolo dell'opera, Black Power, cioè, è proprio, indica proprio, cioè, questo tipo di suggestione qui. La cosa è molto sentita, cioè, cioè, l'immagine di Angela Davis, ripeto, cioè, era... È veramente molto affascinante come persona, insomma. Poi c'è anche questo qui del 68, proprio una delle immagini, cioè, molto legata per l'appunto, cioè, all'esperienza del Black Power di nuovo in America, insomma, perché la cultura americana, cioè, ibrida veramente moltissimo, cioè, la cultura europea. E c'è un'altra immagine famosa che è quella delle Olimpiadi del Messico, no? Cioè, dove per l'appunto, se vi ricordate, gli atleti americani arrivano col loro guanto nero, no? Cioè, per l'appunto col pugno, salutano. Cioè, diventa, ecco, il passaggio al pugno, che vediamo spesso dal punto di vista del... Nessuno sa bene da dove nasca l'immagine del pugno come immagine. Qualcuno... come icona, proprio qualcuno rimanda addirittura a Courbet, che nel 1871 partecipa, no, cioè, all'evento dei comunardi di Parigi, no, viene anche incarcerato perché butta giù la colonna di Place Vendôme, e a lui viene attribuita una delle prime immagini dove per l'appunto le donne della Comune di Parigi, insomma, salutano, insomma, con questo pugno, no, quindi un'immagine addirittura del 71, ogni tanto ritorna, cioè, come è un po' la contrapposizione negli anni 60 al saluto fascista, cioè al saluto fascista si risponde praticamente con l'immagine del pugno. È secondo me proprio il momento di passaggio dal prepolitico al politico vero e proprio, e lo vediamo soprattutto in Europa. Non che in America, per dire, le rivolte contro il Vietnam non fossero delle rivolte politiche, però hanno pur sempre delle caratteristiche molto diverse, cioè l'Europa è sempre molto più emotiva, insomma, è molto più passionale, anche proprio nella... E il passaggio veramente alla rappresentazione del pugno, secondo me, è proprio un po', insomma, la conclusione fra gli anni 60, fra il 64 e il 68, no? C'è proprio questo passaggio, no? Cioè, a una rappresentazione anche proprio iconografica decisamente più politica. Ecco, questa qui era per l'appunto l'immagine delle Olimpiadi del Messico, e questa è un'immagine invece presa da Lotta Continua, peraltro, dove si vede... questo è l'esercito americano in Germania, e vediamo che ci sono questi due soldati neri, no? Cioè, di colore, che salutano con il guanto nero, appunto con il pugno, insomma, un ufficiale del bianco. Quindi c'è proprio un po' questa, ed è una immagine significativa. Il pugno, cioè, vabbè, non può non essere ricordato nella... questo è Giancarlo Bonfino, che probabilmente, insomma, si inventa questa icona bellissima e peraltro molto azzeccata, no? Cioè, dove al pugno, cioè, per l'appunto, no, si adatta la parola lotta continua. Ah, questa qui pensavo di averla tolta, è per l'appunto un'immagine addirittura
Questa è la guerra di Spagna, addirittura, quindi siamo nel 1936 e questa qui appunto era un'immagine dove si vede, questo era un volantino che era stato fatto per fare soldi, insomma, per la Repubblica Spagnola, insomma, dove si vede già l'immagine del pugno. Altra icona che immediatamente poi verrà recuperata, insomma, a tutti i livelli, ma veramente è. Cioè, già solo la storia del fotogramma, insomma, è interessantissima, insomma, perché questa è un'immagine di Korda, che è un fotografo che per l'appunto va a Cuba per fare delle fotografie, insomma, perché erano, cioè il contesto era questo, Sartre e Simone de Beauvoir erano andati a una manifestazione a Cuba e quindi lui come fotografo insomma aveva fotografato questo contesto. Poi era stato colpito da Che Guevara, questo è il fotogramma originario e quindi aveva fatto questa foto. Poi a un certo punto l'aveva regalata a Feltrinelli, che ha detto: "Ah, mi piace questa foto della fa", gliel'ha regalata, cioè assolutamente senza nessun compenso. E Feltrinelli poi l'ha trasformata effettivamente nell'icona, cioè tratta proprio, cioè, da questa immagine qui. E questa qui di nuovo, ecco, questo chi è? Non è Warhol, no? Questo è Gerard Melenga. Melenga è un collaboratore di Warhol, anche qui la storia è simpatica, perché lui fa queste immagini. Ecco, Warhol non avrebbe mai lavorato così, perché l'immagine è troppo perfetta. Cioè, se uno così, anche solo, si fosse là, dice: "Ah, Warhol, strano però Warhol". Primo non gli piacevano le icone standard, insomma, cioè quelle del. E poi è troppo precisa proprio come immagine, no? Cioè con le ombre giuste, non la fa. E infatti è Melenga che furbastro, cioè collabora per anni, no? Con Warhol, è anche proprio il protagonista di Vinyl, che è quel film, no? Della Factory di Warhol. No, questo qui invece, Melenga, era un giovane molto fascinoso, insomma, cioè molto affascinante, fascinoso e anche, ed è uno dei collaboratori proprio di Warhol, è uno che lavora, no, cioè per l'appunto alle sue immagini. Warhol non è che faccia lui tutte le immagini, ci mancherebbe, insomma, era veramente un'industria quella di Warhol. E però lui a un certo punto decide di monetarizzare un po' quello che lui ha imparato, no, nel. Va alla Tartaruga di Roma, che non è una galleria da niente, è la galleria di Warhol, e presenta un po' di immagini tipo Warhol, no? Cercando di venderle, insomma, meglio. Cioè il mondo dell'arte poi non è che sia così, Warhol viene a saperlo, insomma. A quel punto, cioè, o lui denuncia Melenga, però vuol dire poi mandarlo in galera, fare un processo, cioè dispiace, insomma. Melenga è anche l'amante di Warhol, uno degli amanti di Warhol. Gli dispiace un po', no, questa cosa, e quindi firma poi le opere. In realtà, no, cioè poi noi oggi questa qui la conosciamo, no, cioè per l'appunto come un'opera di Melenga. Però lui ha colto, no, cioè questa immagine di nuovo nella mostra di Roma, cioè questa qui c'è per l'appunto attribuita però giustamente non a Warhol, no, ma per l'appunto a Gerard Melenga. Un'altra immagine famosa ovviamente è quella di Mao Zedong, perché di nuovo anche la Cina, insomma, suggestiona molto, la Cina è vicina, Godard fa per l'appunto, insomma, una serie di film della Chinoise, no? Cioè, per dire, Vento dell'Est, no? Cioè, dedicato per l'appunto, no? Cioè, al fenomeno del maoismo, piace molto, no? Questa, la rivoluzione culturale, no? Cioè, è veramente una forte suggestione, insomma, alcuni rimangono, soprattutto in Italia, molto affascinati da questo. E questa è un'opera di nuovo, anche qui è della Gamme, infatti, che è di Ceroli. E questa qui era una scenografia. Ceroli lavora con queste grosse sagome, ha veramente delle grosse sagome, no? Cioè, sono statuarie, tutte uguali. Che però non è l'idea dell'individuo massa, ma proprio è la massa che prende l'iniziativa e si rivolta contro il tiranno.
Cioè, quindi aveva, no, cioè, proprio una componente forte. E di nuovo la suggestione, no, ce ne sono una serie, di queste, perché poi la scenografia è stata smembrata, no, cioè, poi appunto è venduta perché ovviamente è un Ceroli. E di nuovo, no, cioè, è un qualcosa, insomma, del quotidiano, no, cioè, che influenza, no, cioè, l'arte del 68. L'altra componente importante invece è sempre in Europa, no? Cioè, al di là del sono i situazionisti, questi sono veramente straordinari. Cioè, questa è una delle copertine delle tante edizioni di Guy Debord della Società dello Spettacolo, di cui tanto si parla, da leggere assolutamente, è bellissima la Società dello Spettacolo. Cioè, lui è veramente straordinario perché riesce davvero a dare l'idea, cioè leggetevi Debord, soprattutto la parte, l'ultima edizione, quella dei commentari dell'88, cioè prefigura veramente la situazione attuale, cioè lui va veramente al nocciolo della questione. Debord è stato un personaggio molto strano, insomma, anche molto sfortunato, insomma, cioè era un depresso, poi sostanzialmente si suicida, insomma, cioè arriva in Italia nel 77, viene espulso dall'Italia, il povero Debord, insomma, cioè, francamente, cosa ha fatto per essere espulso dall'Italia? Non era così pericoloso né niente. La Società dello Spettacolo è fatta per aforismi, che sono veramente spettacolari, per l'appunto. Il primo, cioè, forse lo riconoscete come riferimento, tutta la vita delle società nelle quali predominano le condizioni moderne di produzione si presenta come un'immensa accumulazione di spettacoli. È una parafrasi di Marx, no? Cioè è proprio una ripresa, cioè del marxismo, a cui loro sono molto debitori. Lo spettacolo non è un insieme di immagini, ma un rapporto sociale fra individui mediato dalle immagini. Ecco, i situazionisti è la componente più politica dell'arte del 68. Loro partono da un evento, insomma, cioè abbastanza eclatante, soprattutto in Francia, che è lo scandalo cosiddetto di Strasburgo, e hanno, cioè, veramente una forte componente, cioè, anche proprio nella dinamica interna, litigano, cioè, in maniera, cioè, che, per dire, cioè, tutte le dialettiche, dibattiti, cioè, che ci sono oggi, pap, non pap, la fa, cioè, fa ridere, insomma. Cioè, loro veramente si scannano come pochi, insomma. Ma anche proprio con delle derive, con delle componenti che sono tipicamente politiche. Cioè, loro vedono se stessi, insomma, come, soprattutto da questo punto di vista. Da questo punto di vista loro sono sicuramente figli del Dada più che del surrealismo, cioè, che è cioè, proprio perché valorizzano, vedono e soprattutto questo aspetto, no? Che è l'aspetto proprio della provocazione, però anche proprio con delle cose quasi profetiche. Teatro, ho messo qualcosa che mi è molto caro, so che io ho fatto la tesi sul Living Theatre, quindi, insomma, mi sentivo in dovere di. Questo è Paradise Now, che è una delle opere più rivoluzionarie, insomma, è del 68, anche qui ci fu uno scandalo, insomma, all'epoca su questo spettacolo, capite, insomma, cioè, non ci va tanto, insomma, per capire per quali ragioni, insomma, cioè, loro portano veramente cioè, da una parte la realtà, insomma, al di fuori del teatro, questo era un po' il loro obiettivo, e gli oggetti di scena non ci sono più perché loro stessi, insomma, fanno da oggetto di scena, e il teatro, per l'appunto, viene portato nelle strade. Questa è un'altra delle componenti del. Ovviamente loro sono molto politicizzati, sono anarchici, sia Julian Beck che Judith Malina. Questo è un altro artista, insomma, che conoscete tutti, è Piero Gilardi. Di nuovo lui è uno, cioè, molto coerente anche proprio con le forme artistiche, l'avete visto tutti quanti in piazza con i suoi pupazzi. Lui è proprio un artista doc, Piero Gilardi, cioè con le sue, cioè, suoi oggetti di scena che vengono esposti però appunto nelle manifestazioni concretamente.
Lui è un artista molto affermato nel 68, cioè veramente uno che vende in America, è uno arrivato assolutamente, vende da Sperone a Torino, cioè quindi è una galleria che è una delle grandi gallerie torinesi, e nel 68 lui fa una scelta assolutamente controcorrente. E decide di non fare più arte perché per l'appunto l'arte è commercio, l'arte è da mettere assolutamente in discussione e va a lavorare per l'appunto davanti alle fabbriche, va a lavorare con gli operai, forma come dire, gente che lavora dal punto di vista artistico con questo materiale nuovo che è il poliuretano, no? Cioè la gomma piuma. Sia espansa, sia che erano le cose che insomma, lui faceva insomma, dal punto di vista artistico e che vendeva i tappeti natura, insomma, tanto per intenderci. E lui incomincia no, cioè, a fare proprio un lavoro completamente esterno a quello che è il mondo dell'arte. Cioè, questo stacco insomma, rispetto al, cioè, durerà per 10 anni, insomma, lui va fuori mercato praticamente per 10 anni. E dopodiché rientra, ma con un progetto suo, cioè oggi noi, se, non so se qualcuno ha mai visitato il PAV, no? Il Parco dell'Arte Vivente per l'appunto, è un'invenzione, insomma, tutta sua, è un investimento anche, insomma, dei soldi che lui ha guadagnato dal punto di vista artistico, in questo che deve essere, cioè lui oggi si occupa molto Gilardi con tutte le sue difficoltà, perché insomma è una persona oramai di una certa età che è abbastanza con delle difficoltà anche proprio fisiche, no? E si occupa soprattutto di ambiente, lavora soprattutto con i tedeschi e il progetto è quello proprio di tornare con l'arte in mezzo alla gente, e cioè di cambiare un territorio partendo insomma da quello che si può fare. Ad esempio, appunto, questo progetto. Lui è veramente un esempio di come l'arte, no? Cioè, si cerca anche proprio, no? Cioè, di entrare, no? Cioè, nella realtà, di diventare veramente arte vivente, no? Il teatro vivente del living, ma anche il teatro, cioè, appunto, l'intervento, insomma, vivente di Gilardi. E quindi lavorano, cioè effettivamente, cioè in una modalità assolutamente coerente, politica e devo dire, insomma, con cioè di un livello veramente alto. Non è il solo, peraltro, insomma, di artisti che si occupa, insomma, con questa coerenza, insomma, veramente con questa incisività, insomma, dal punto di vista artistico. Questo è Piero Gilardi per l'appunto che non so se si vede qui l'immagine è di Perotti, Perotti ha documentato molto bene, insomma, ecco Perotti viene fuori dall'esperienza per l'appunto, nasce come artista, cioè grazie insomma a Gilardi, è lui che gli ha insegnato il mestiere, cioè lui lavora con queste. E questo è un Agnelli, cioè, che viene fatto, questo è il poliuretano espanso, è quello rigido, no? Cioè non la gomma piuma, no? Ma il polisterolo. Ecco, è bellissima, cioè anche proprio la rapidità e la possibilità di un materiale che è un materiale poi di tipo industriale, no? Cioè povero. È materiale molto facile anche proprio sia da lavorare, no? Perché non è marmo, insomma, ma è immediato, veloce, si può fare velocemente anche proprio come evento che è anche proprio manifestazione, no? Cioè come durante un'occupazione, ad esempio, durante un happening politico, insomma, politico-artistico, quello di Gilardi. Questa è un'altra, vabbè, insomma, delle forme artistiche molto popolari negli anni 70, che è il fumetto. E questo è Gasparazzo, l'ho messo perché Zamarin, insomma, è veramente un po' un piccolo eroe politico. Lui muore sulla sua 500, insomma, per andare a diffondere, no? C'è lotta continua, no? Cioè, va a recuperare lotta continua, muore, cioè, proprio in questo incidente. Che era il grafico di lotta, uno dei grafici di lotta continua, assieme ad altri, cioè inventa questa bellissima figura di operaio che è Gasparazzo, che era un personaggio realmente esistito, era un carbonaro di Bronte, cioè della rivolta di Bronte, e lui riprende questo Gasparazzo, no? Cioè che
che rappresenta bene, ovvero la nobile arte di fare l'operaio, no? Cioè, anche qui, no? C'è un modo di riprendere, no? C'è una tecnica che è quella del fumetto, no? Cioè, della satira politica, che anche qui appartiene addirittura all'Ottocento, insomma, come. Oh, e qui ho citato un altro personaggio che, dato il contesto, mi sembrava opportuno. Questo è Crepax. Crepax, e questa è Valentina. E Valentina che scriveva Trotsky, Oibò, che, cioè tipica figura di Valentina, cioè Crepax è stato un grande, perché Crepax era trotskista all'epoca, ha fatto diverse copertine, diverse grafiche, proprio grafiche per bandiera rossa, e quindi mi sembrava giusto, insomma. Ecco, questa qui appunto è una copertina di Crepax, c'è ancora, no, la vecchia bandiera rossa con questa evocazione, no? Cioè, di Guido Crepax, e finisco praticamente con questa immagine qui. Ok. Bene.